Salve a tutti, sono ancora in ferie, però ne approfitto perché voglio parlare del Trentino nel mondo, perché ho delle notizie che mi arrivano anche dall'estero che mi parla dei problemi della Trentino nel mondo. Allora, noi in Trentino, la provincia di Trento la ha nominata, vi faccio vedere la cartella, questa signora, vedete? Antonella Giordani. È Ufficio Emigrazione, referente iniziative culturali e per i giovani oriundi trentini della provincia autonoma di Trento. Perciò la GANCA ha una responsabilità. Questa qua è una svizzera, è nata in Svizzera, perché noi trentini, in Trentino non trovava in altri. Ma guarda cosa che la GANCA scrive alla Trentina del Mondo, la scrive su Facebook, queste robe qua. Visto che negli ultimi tempi leggiamo spesso dei post che possono creare confusione, chiediamo agli autori la cortesia di smettere di manipolare le notizie storiche a loro piacimento. In Brasile gli oriundi si riconoscono come trentini, non come tirolesi, e chissà quale è una bala grande una casa. Proprio perché gli avi emigrati erano di identità, lingua e cultura italiana, seppur sudditi dell'allora impero austro-ungarico, non risulta che qualcuno di nostri in Brasile abbia mai chiesto cittadinanza austriaca, bensì italiana. Mamma mia, una bala attaccata all'altra. Non a caso il dialetto parlato dai nostri in Brasile si chiama Tagliam. Ma sta qui la venda roveredo, perché noi diciamo Tagliam con la N a Trento, vede, le za punzo. Ed è perfino stato riconosciuto dal governo brasiliano come patrimonio culturale Tagliam, non tirolese. Ma guarda che gli emigrati all'estero, gli emigrati nel 1800, gli emigrati con passaporto austriaco, non italiano, e questa qua la conosce pochissimo la storia, è proprio zero, ma stranamente le donne le avevano messe con dei incarichi che non è neanche colpa, sate, una colpa femminile, perché spesso nella storia, siccome è l'uomo che sempre tramanda i cognomi, magari l'uomo è un po' più appassionato di storia e studia, sta qua la studia poco probabilmente. Invito, perché di fatti l'emigrazione veneta è iniziata nel 1875, quella tirolese in Brasile nel 1859, perciò non la sa neanche cosa che era nel 1859, è emigrato i tirolesi con passaporto austriaco, non che ne è emigrati non si col passaporto italiano, sta qua non la sa neanche se la che è al mondo, con tirolesi di lingua tedesca, e a partire dal 1874 arrivano i tirolesi di lingua italiana, tutti cittadini austriaci, perciò non può domandare la cittadinanza italiana, perché ha il passaporto austriaco, benedetta donna, Giordani, Antonella, come la si chiama. Si dice dopo che adesso per la commemorazione dei 140 anni, no, dell'immigrazione italiana in Brasile, non è l'immigrazione italiana in Brasile, c'è cioè anche qua, va via Lugo Rossi, il vescovo Bressan, la via una sfilza da Zen, no? A spese della Trentina del Mondo, perché se avete il garidotto il bilancio nel 2014 a Trentina del Mondo, anche se c'è tutte quelle robe strane che la magistratura trentina non la vuole andare ad indagare, a 870 mila euro, una bel genere. Ma guarda che degli 870, 500 mila, è per la gestione dell'organizzazione, cioè noi diamo for soldi per cosa? Posti di lavoro? No, sì. I posti di lavoro non è per avere i voti. Questa è l'immigrazione all'estero. Allora, veramente, Gavin da ridere, parlava dello sfruttamento dei emigrati che arrivano in Italia adesso, perché così crea delle onlus, delle organizzazioni che magna sola. Ma mi pare che in calle nostre, allora, a sto punto. Perché se le serve solo 500.000 euro quasi per la gestione dei 800.000, ne mette in a ridere, no? Comunque questa è gravissima, che una responsabile dell'ufficio immigrazione la parla, no, dei Tagliam, che non è tirolese. E sta facendo le manifestazioni in Brasile, in Argentina, in tutti i paesi all'estero, con i nostri costumi. Questa qua la deve rispondermi a me, che noi stiamo facendo una battaglia perché siamo tirolesi, no? Che il Trentino è tirolese, e che ne abbiamo pieno il Trentino che sta facendo queste battaglie. Cosa che risponde a tutte le compagnie Schutzen che ha nato e sta nascendo anche adesso, e ai giovani che si sta avvicinando, che per fortuna scominciano a poter insegnare la nostra storia. Questa qua è la vaga in Svizzera a parlare,
a insegnarghe, ma no ai giovani oriundi, perché è tirolesi, trentino, se non te sai, cara Giordani, è nato nel 1927 la provincia di Trento, trentini, nel periodo fascista, a capì? Perché prima si chiamava addirittura Repubbliche, aspetta, com'è che aveva chiamato? Ma sì, Tridentina, una provincia tridentina, roba del genere, le sta un po' il fascismo, i veneziani, tutto è in casino. Guarda che ancora i cipi dei confini, Giordani, impara la storia, studia, ma se te paga per contar vale, allora me va anche bene, perché mi pare che anche il partito autonomista di Dreo, che piace contar vale. I gaschi tirolese nel nome del partito, ricordatelo, e siamo nel 2015, e anche il partito autonomista, partito autonomista, trentino tirolese, oh mamma donna, no, guai sì, se chiama tirolesi, i nostri trentini all'estero, questo vi dovevo, scusami la mia alterazione. Però avevamo massa persone ignoranti nella gestione dell'amministrazione di queste robe. La cultura è gravissimo. Prima in messa anche un Ciro Russo, un napoletano che basta. Adesso sta chi la menda svizzera che la va a insegnare che deve chiamarsi italiani e no tirolesi. Arrivederci a tutti, questo vi dovevo per gli amici che go in Brasile, in Argentina, in Paraguay. E questi video saranno visti anche da loro. Tanti amici, mi raccomando, tieni duro con la nostra anima tirolese nella Sud America.